Potrei raccontarvi che mi trovo in una landa desolata del nord del Canada, o dirvi di essere a Yellowstone e sareste costretti a credermi, senza mettere in dubbio le immagini che vi sto mostrando. Spesso crediamo che per immergersi nella natura incontaminata siamo costretti ad emigrare in paesi lontani, a girare il mondo per cercare quelle conformazioni naturali, quelle meraviglie che solo le mete raggiungibili possono mostrarci. Lasciate che vi sfatti il mito. Non è sempre così. Ad esempio, nel mio Friuli Venezia Giulia, precisamente nel comune di Cavazzo Carnico, ho avuto la fortuna di visitare due conformazioni naturali uniche nel loro genere. La Palude Boarbis, un luogo variopinto, affascinante e brulicante di vita. Uccelli di ogni specie vivono indisturbati in quella che si pensa possa essere una zona di depressione, dovuta all'erosione di un antico ghiacciaio. Dalla palude, dopo aver guardato un fiumiciattolo aiutandosi con lievi arrampicate sulle nude rocce, ci si trova in un altro luogo carico di un fascino surreale, la Foraglie Nevate. Uno stretto passaggio tra due pareti rocciose conduce per 50 metri all'interno di una gola, che nulla ha da invidiare ai parchi americani. È l'opera di erosione del rio Foraglie Nevate, che con la sua costanza nel corso dei secoli ha plasmato la dura roccia, dando vita a una conformazione unica nel suo genere. Risalente al periodo fascista collega le due pareti rocciose, rendendo ancora più mistico un luogo già carico di fascino. Usciamo dal canyon e sulla destra una grande caverna si palesa davanti ai nostri occhi. È la Buja dei Pagans. Una conformazione carsica che prende il nome da chi, non credendo alla religione cristiana, scappava, rifugiandosi sotto queste rocce mentre veniva perseguitato. In un angolo, un punto di osservazione militare e un buco su una parete ci porta all'interno di un buio tenebroso fortino, costruito attorno al 1930 e facente parte del Vallo Littorio, un sistema di fortificazioni voluto da Mussolini per difendersi da attacchi nemici. Fascino antico, potente, dove natura e uomo coesistono da molto tempo. Basta solo saper osservare dove queste due dimensioni si incontrano.